È lo stesso sindaco Daniele Saia che lancia l'allarme in città con un suo video. Ad Agnone è scoppiato un nuovo cluster inaspettato, coinvolge anche le scuole e questo è l'aspetto che preoccupa di più il primo cittadino, che invita tutte le famiglie di Agnone a tenere alta la guardia usando le misure di prevenzione necessarie, mascherine e igiene personale. Si tratta di 10 nuovi casi di contagio che si aggiungono ad uno preesistente, portando a 11 il totale dei positivi. Intanto è ripartita tutto spiano la struttura vaccinale del comune, che neanche domenica si fermerà, per arrivare quanto prima ad immunizzare il numero massimo possibile di cittadini. Ma ascoltiamo Saia nella sua registrazione video. Questo cluster è legato essenzialmente alle scuole, che avevamo provveduto a chiudere insieme alla dirigente scolastica già da lunedì. La ricostruzione epidemiologica di questi 10 positività ci porta a identificare 4 cluster che provvederemo a tenere monitorati in questi giorni. Andavamo verso una situazione di Covid free, purtroppo questa impennata ci fa capire che questo virus è talmente subdolo che i numeri possono variare rapidamente. Quindi ancora una volta voglio dire che bisogna tenere dei comportamenti consoni, quindi evitare gli assembramenti, mantenere il distanziamento sociale e igienizzarsi spesso, altrimenti si ricade in una situazione spiacevole che già abbiamo vissuto alcuni mesi fa e che non vogliamo assolutamente ripetere. Noi stiamo accelerando con le vaccinazioni sul territorio comunale dell'intero Alto Molise. Questo ci permetterà, se saremo bravi e manterremo appunto queste regole basilari per i prossimi mesi, ad avere un'estate diciamo più tranquilla.